Buongiorno a tutti, bentrovati in una nuova puntata di Un giorno un fiore, la nostra rubrica che parla delle piante d'appartamento e delle piante da esterno fiorite. Oggi vi vogliamo parlare della dracena, una pianta verde che penso quasi tutti conosciamo perché è un evergreen, una pianta molto comune che quasi tutti abbiamo nelle nostre case. Questa è una pianta molto resistente perché non necessita di molto caldo o di molto freddo, cioè nel senso in casa sta bene perché sta bene nella nostra temperatura tra i 18 e i 22 gradi. È una pianta molto resistente ed è una pianta che rigenera l'aria. Come tutte le piante verdi, questa dà ossigeno per le nostre case. Come detto, non necessita di molta luce, però ovviamente in appartamento noi un minimo di luce per fare la fotosintesi queste piante le devono avere, quindi pure che la mettete non proprio vicino alla finestra ma poco distanziata, lei comunque vi darà molta soddisfazione e resterà sempre verde e vigile come pianta. Il terreno deve essere, come diciamo sempre, sempre fresco, umido, non inzuppato. E un altro consiglio che noi diamo è che non dovete mai far ristagnare l'acqua nei vostri sottovasi oppure nei vostri cache-pot, perché la pianta rimane inzuppata e quindi potrebbe, in questo caso della dracena, potrebbe far marcire il tronchetto e quindi la pianta si potrebbe deteriorare. Come sempre, per queste piante noi consigliamo sempre dei terricci concimati per piante verdi oppure proprio dei concimi liquidi da abbinare una volta a settimana nell'innaffiatura di questa pianta.